Sconfitta con rammarico per la triestina, che a Bolzano riesce a recuperare lo svantaggio per poi infliggersi involontariamente il colpo del KO. Una girandola d'occasioni, sotto porta, al tiro dalla distanza con un palo di Petrella eppure di testa, ma niente gol su azione. Poi quell'autorete all'85esimo con una parabola all'indietro da incubo, impossibile da digerire, ma se sugli episodi è difficile lavorare, sulla cazzimma, per dirle il napoletano, e sul cinismo sotto porta, assolutamente sì. La cronaca, al quinto minuto, Mensah ruba una palla d'oro al difensore avversario, ma nel dribblare il portiere vanifica una potenziale azione da gol. Poco dopo è Petrella a entrare in area rubando il tempo a tutti, ma sparando troppo in alto. Al 21esimo su Tiroli in attacco con Fink, che calcia dritto in porta, Miori spaventa i suoi con una parata in due tempi. Segue un tiro debole di Arma verso la porta di Offredi e un più pericoloso colpo di testa, sempre di Arma, su cross di Lambrughi. Il su Tiroli si vede con una cavalcata del suo numero 10, tiro parato da Miori, ma a chiudere in attacco e l'unione con Petrella sfortunato nel prendere il palo da dentro l'area. La ripresa inizia in modo scoppiettante, i padroni di casa, il primo a fondo, passano in vantaggio con Costantino, servito da Ghiasi in azione di contropiede. La triestina reagisce al 53esimo con Petrella, che tutto solo alza la mira di testa, spedendo fuori. Gli uomini di casa sfiorano il raddoppio al 58esimo, ma Miori mette il corpo tra palla e porta, evitando la rete. Al 67esimo l'arbitro fischia un calcio di rigore a favore della triestina per fallo in area su Mensah. Bracaletti spiazza rasoterra Offredi, pareggiando il risultato. Con la gara in equilibrio, i due allenatori optano per alcuni cambi tattici alla ricerca della vittoria. All'85esimo però la triestina si fa male da sola a causa di un tocco beffardo di Bajić nel tentativo di allontanare la sfera. Il pallone si insacca nell'amarezza generale di Rosso Labardati. I 6 minuti di recupero non portano a niente se non alle amare strette di mano con gli avversari.